ha molto rancore verso quella classe politica che oggi ci tiene impantanata nelle politiche degli inceneritori, nelle politiche inutili, volevano fare le centrali nucleari, ma anche vogliono togliere di mezzo l'articolo 18. Io voglio dare più diritti al figlio che non ce l'ha, non togliere al padre che ce l'ha, una follia da questo punto di vista. Ebbene, noi ce ne abbiamo tanto rancore, finiamo per parlare, come diceva Roberto, più di loro che di noi. Finiamo più per provare il desiderio di andare a mandare i nostri paladini a combattere in TV contro uno di loro piuttosto che fare un gazzetto per farlo di noi. Allora io vi racconto questa cosa che è successa ieri perché mi ha fatto riflettere ancora una volta che la nostra strada è quella giusta. Io ieri sono stato in Puglia, sul Gargano, che è una delle zone alluvionate. In Italia dal 68 ad oggi abbiamo avuto 5.000 morti per dissesto idrogeologico e terremoti e quindi anche per non aver costruito case con criteri antisismici. E dall'altra parte abbiamo avuto 0 morti sul suolo nazionale per guerra. Ebbene, in Italia oggi servirebbero 42 miliardi di euro per la messa in sicurezza del territorio nazionale e invece stanno per spendere 43 miliardi di euro in armamenti e dotazioni che non ci servono. Allora, la cosa che noi vogliamo disegnare è quella che io ho visto come soluzione ad un disastro che c'è lì, che c'è in Italia e tante parti. Noi abbiamo avuto i casi di Salto. Cosa ha imparato l'Italia dopo Salto? Nulla, se succede anche in Puglia, nulla. Perché? Perché non c'è una volontà politica, ma io sono stato lì, ho parlato con cittadini che avevano organizzato comitati per pulire le spiagge, con imprenditori che hanno detto non me ne frega, io di tasca mia, anche se il governo ci ha fatto arrivare un soldo, voglio riaprire perché ci sono persone che chiedono di venire qui in stagione turistica e noi dobbiamo essere pronti a ripartire. Ho conosciuto quella parte d'Italia che ha fatto di una criticità un vantaggio, che ha utilizzato quell'occasione per mettersi insieme, mettere insieme elementi, mettere insieme imprenditori, ingegneri e si stanno rimettendo a posto un po' le cose per quello che possono fare da soli. Noi siamo andati lì a proporre con un atto ufficiale della Camera dei Deputati gli stanziamenti e porteremo in aula tra 15 giorni, non siamo andati lì a fare passerelle, se no le facevamo quando i riflettori erano accesi. Ieri non è che ci abbia seguito molte TV e non ci interessa perché noi volevamo incontrare i cittadini, ma la cosa importante di ieri è stato a un certo punto nella giornata che abbiamo fatto l'incontro con un pastore su un'altura del Gargano che si trova all'altezza di Carpino che ha perso il figlio in quell'alluvione perché quella che era la strada per arrivare alla sua fattoria si era trasformata in un torrente di fango e pietre che scendeva dalla montagna con un consorzio di bonifica e di bacino inesistente con a capo uno che è stato trombato alle ultime elezioni e io sono andato lì e l'ho incontrato, io ero in giacca e cravatta, lui con le mani sporche di lavoro, con 100 mucche a cui badare a 20 giorni dalla morte del figlio. Quando l'ho incontrato io avevo due opportunità, ascoltarlo oppure dirgli che cosa non era stato fatto su quel territorio. L'ho ascoltato e una cosa che mi ha fatto capire è che lui reputava me uguale a tutti gli altri che stavano a Roma. Lui non vedeva una differenza tra me, noi e loro. Per lui eravamo tutti uguali. Poi, dopo, con un suo collega pastore, ho avuto modo di dirgli, ma non tu lo sai che noi abbiamo fatto una mozione per togliere dal patto di stabilità i soldi che servono per la messa in sicurezza del territorio. Tu lo sai che ci riduciamo lo stipendio, che non utilizziamo queste cose. Ha detto sì, ma se lì nessuno lo va a incontrare, quello non vede niente perché lavora tutta la giornata da pastore, non si guarda la televisione, non legge i giornali, lui vuole incontrarli perché quelli che parlano nelle TV e sui giornali sono tutti uguali per lui ed ha ragione, ha ragione. Per dire lanciamo la nuova campagna elettorale, invadiamo le TV, facciamo i volantini, noi con voi, voi con loro, a 3 mesi dalle elezioni, perché quello è il metodo dei magistris. Io me la ricordo quell'assemblea, l'ho vista in streaming perché stavo a casa,
venire a Napoli, l'assemblea in cui Roberto Fico e uno splendido intervento di Marco Savarese, Roberto Fico, e allora vai da quelli contro gli inceneritori e gli dici che sei contro gli inceneritori, vai da quelli che stanno per gli inceneritori e gli dici che stai con loro, vai da quelli che stanno con i piccoli imprenditori e gli dici che stai con loro, e vai da Confindustria e gli stringi la mano. Noi questo metodo non lo condividiamo, sarà la tua rovina. Che cos'è Napoli dopo 2 anni di De Magistris? Non ve lo devo dire io. Allora, 3 anni quasi di De Magistris. Allora, oggi noi non siamo qui per dirci questo. Noi oggi siamo qui per dirci che uno, dobbiamo smetterla totalmente di parlare di noi, sono il passato e io non voglio più pronunciare una parola o un nome loro che riguardi, possa essere utilizzato per fare consenso per noi, perché non funziona. Bravo. Noi dobbiamo fare 2 cose principalmente. Una, incontrare le persone una a una, ci vorranno 20 anni, ma noi abbiamo provato a costruire il movimento. Siamo stati in tv per sei mesi, stavamo alla prova del fuoco a 1 mattina fino alla fine, l'abbiamo fatta tutte, alla fine noi quella persona non l'abbiamo raggiunta, e finché è così tu non cambi questo paese, perché devi raggiungere la parte operosa del paese, quella che lavora dalla mattina alla sera, quella che ti porta i problemi. Ebbene, una è incontrare le persone, un altro di cosa parlare. Guardate che noi qui oggi, come in tutti gli incontri che facciamo pubblicamente in giro per l'Italia, noi siamo orgogliosi del lavoro fatto. Voi avete sentito la proposta che ha fatto Roberto? Beh, ci sono migliaia di risultati in tutta Italia. Avete ascoltato consiglieri regionali che stanno lavorando da prima anche di me e di Roberto e degli altri parlamentari nei consigli regionali. E c'è una centinaia e centinaia di consiglieri comunali che lavorano ogni giorno nei consigli comunali. Allora di cosa dobbiamo andare a parlare alle persone? Noi dobbiamo andare a parlare alle persone delle cose fatte, non delle cose che vorremmo fare o che non hanno fatto gli altri. E per questo c'è un elenco che non finisce più. Italia 5 Stelle, a cui spero di vedervi tutti, e speriamo di vedervi tutti al Circo Massimo e a Roma e più vicino. Per parlare dell'Italia che vogliamo. E allora ci dobbiamo calare nei panni di un assessore regionale o di un ministro di questo governo, del governo italiano, non di questo governo, per riuscire a parlare dell'Italia che vogliamo. Significa cominciare a ragionare già come una persona che vuole realizzare un altro paese, non sa quando arriverà, ma sa che sta facendo una staffetta con altri cittadini, sacrificando tempo, famiglia, e quando lo fa deve citare quello che è stato già fatto, perché io, per quanto riguarda questa terra, sono orgoglioso di andare in giro a dire che grazie a una persona come Santo Vicino c'è una legge approvata dalla Camera che dice che chi paga e chi inquina paga. E chi inquina oggi rischia 20 anni o 15 anni. Arriviamo, qualcuno dice che arriviamo quando i buoi sono già scappati. No, i roghi tossici sono ancora in atto e ci sono ancora interramenti di rifiuti. E se oggi si va nella strada che quando beccano a quello non gli fanno una multa, ma lo mettono in galera, non è grazie agli scienziati della politica, ma grazie a persone normali come queste qua. Noi dobbiamo andare a parlare alle persone dei risultati, perché ce ne sono tanti. Io sono orgoglioso di parlare dei miei colleghi della Commissione Attività Produttive, grazie ai quali solo nell'ultimo decreto sono stati dati 2 milioni di euro alle start-up del turismo, cioè a piccole aziende che escono dalle università con studenti che studiano, entrano nel mondo del lavoro e investono e cominciano a lavorare nel mondo del turismo, quello che ci siamo sempre detti, che l'Italia, il petrolio dell'Italia, il turismo e così via. Ma noi, quando andiamo a parlare con i cittadini, andiamo a parlare con i fatti, non vogliamo andare a parlare come tutti gli altri che si potrebbe cambiare l'Italia col turismo. No, noi la stiamo già cambiando. 2 milioni di euro alle start-up del turismo solo per partire, in alcune con progetti pilota nelle università. E ancora, le stampanti 3D ci hanno preso in giro per anni sulle stampanti 3D. Oggi visitate un po' su Google il sito degli artigiani italiani del 3D. È un consorzio enorme di piccoli imprenditori che sta producendo con le stampanti 3D e creando un nuovo mercato del lavoro per i nostri, per i miei fratelli, per i miei coetanei
e per i miei genitori, perché attualmente non c'è solo il problema della disoccupazione giovanile in Italia, ci sono persone di 50 e 60 anni che hanno perso il mondo del lavoro, non sappiamo, hanno perso il lavoro e non sappiamo come ricollocarli. E allora quelle persone da sole ce la stanno facendo, ma grazie a noi nell'ultima legge di stabilità sono stanziati 30 milioni di euro per le start-up innovative che possono creare un nuovo mondo del lavoro. Lo diciamo da 10 anni che la macchina è finita, lo diciamo da 10 anni che è finito il sistema di produzione che abbiamo, ma noi lo vogliamo sostituire con un altro modello e lo abbiamo ben chiaro e stiamo facendo avere i soldi a quel modello, non togliendoli dal vecchio modello, perché quello, finché non si sarà convertito il sistema economico, deve pure esistere, ci lavorano molti nostri parenti, amici in quel modello. Noi stiamo togliendo gli sprechi ed è grazie ad una norma nostra che qualche giorno fa, non parlo più al futuro, alla fine li abbiamo disdetti, grazie ad una norma nostra, un collega nostro che si chiama Riccardo Francaro, è stato disdetto il contratto di un palazzinaro che prendeva un affitto di 32 milioni di euro all'anno dalla Camera dei Deputati. Raccolte, ha detto presentate la stessa richiesta perché la mia legge ve lo permette ai vostri comuni e fate saltare gli affitti d'oro in tutti i comuni. Abbiamo già recuperato quasi un altro milione di euro dai contratti disdetti dei comuni di tutta Italia grazie ad una norma che dice che se il contratto è troppo oneroso non esiste clausola che tenga, i contratti di d'oro vanno disdetti e metti gli stessi palazzi pubblici dei beni demaniali e dei beni confiscati. Siamo andati dai poliziotti che in questo momento hanno il problema degli stipendi a dirgli potremmo fare questo, no, noi gli abbiamo già presentato la proposta e si sta per votare in questi giorni per dire che se oggi un ispettore capo guadagna quanto un agente semplice perché per il blocco degli stipendi hanno le promozioni in bianco, oggi questo sta succedendo nelle forze dell'ordine da 4 anni, ci sono promozioni senza surplus e le loro famiglie che richiedono sempre di meno si chiedono perché quelli guadagnano sempre gli stessi 1300-1400 euro al mese per rischiare la vita ogni giorno per le strade. Noi siamo andati lì e abbiamo detto guardate, a voi servono 800 milioni di euro, ma voi lo sapete che l'1% di tassazione in più sul gioco d'azzardo in Italia vale quasi 1 miliardo di euro. A noi basta così per i nostri soldi. Basta così per i nostri soldi. E allora, noi abbiamo tante cose da dire su di noi. Dopo 10 anni di blog e 5 anni di Movimento 5 Stelle abbiamo così tante cose da dire che di loro possiamo anche dimenticarci. Non abbiamo più bisogno neanche di parlarne, perché noi saremo sempre delle sentinelle all'interno delle istituzioni e fuori dalle istituzioni, ma oggi possiamo vantare il merito di aver costruito da opposizione in Parlamento e nei consigli regionali e nei consigli comunali, abbiamo costruito già un'Italia diversa e Italia 5 Stelle sarà l'occasione per arricchire questo prodotto. E allora probabilmente nei prossimi mesi, tempo un mese e mezzo, anche qui ci sarà il nuovo candidato del Movimento 5 Stelle al Presidente di Regione, il Veneto è già partito nonostante vota con noi, ci saranno le liste. Io vi chiedo una cosa, non facciamo i candidati 3 mesi all'anno, facciamo gli assessori, i ministri 365 giorni l'anno, ragioniamo così, al di là delle elezioni. E quindi quando quel contadino mi ha detto alla fine del colloquio, che è stato uno sfogo e ne aveva ragione, mi ha detto tu lo sai quando cambierà l'Italia? Quando quelli che stanno a Roma vengono a zappare la terra qua e i miei colleghi e io andiamo a Roma a governare questo paese. E faremo in modo di spiegarlo a tutti i cittadini con il porta a porta, entrando nei bar, sedetevi al tavolo dove stanno giocando a carte e fatevi leggere le nostre carte che abbiamo fatto approvare, i nostri risultati su tutto il territorio nazionale. Dedichiamoci a quello che abbiamo prodotto, a quello che di bello abbiamo prodotto, non a quello che di brutto hanno prodotto loro, perché l'Italia è sotto gli occhi di tutti, quella del passato, ma è l'Italia del futuro che non è sotto gli occhi di tutti e molti credono che noi non abbiamo un'idea, invece noi abbiamo un'idea ben chiara. Quanto ci vorrà per realizzarla? Nessuno ha la palla di vetro.
Ma partiamo dal presupposto che per 30 anni, 40 anni questo paese è stato impantanato in logiche spartitorie. E l'unico modo per cambiarlo è non entrare in quelle logiche, ed è per questo che ci abbassiamo lo stipendio, abbiamo il massimo di 2 mandati e stiamo tra i cittadini il più possibile. Lo so, anche a me dispiace quando non possiamo aiutare delle persone perché non ne abbiamo il potere, alcuni non li riusciamo ad arrivare, ad aiutare, però quelle poche cose che facciamo anche in segreto, senza utilizzare la stampa, senza vantarcene, io vi posso assicurare che sono una pietra miliare della propria vita. Ognuno di noi in questo mandato sta mettendo delle pietre miliari della propria vita che non dimenticherà mai, per la gente che è riuscita ad aiutare e per le persone che è riuscita ad aiutare. E allora, per concludere, il Movimento 5 Stelle dà un'occasione a tutti di poter cambiare questo paese, da attivista, da persona che si informa semplicemente e segue, all'opportunità di seguire un canale alternativo di comunicazione, fino a candidato. Voi in questi giorni avete conosciuto i nostri consiglieri regionali, sono persone che hanno avuto occasione di cambiare il proprio territorio e lo stanno facendo con zero, con impegno e con serietà, così come i parlamentari ad ogni livello e i consiglieri comunali. Ma se esiste un Movimento 5 Stelle ed è diffuso tra le persone, dipende da tutti quelli che stanno fuori dalle istituzioni, dai nostri attivisti, dai nostri meetup, dalle persone che ogni giorno sul luogo di lavoro litigano per il Movimento 5 Stelle. Allora io vi chiedo solo di cambiare approccio. Mettete di fronte, qualora non lo steste facendo, a queste persone i risultati, stampateveli, li trovate sul sito della Camera, tra poco faremo dei dossier. Dopo Italia 5 Stelle avrete per ogni comune in cui abbiamo persone, in ogni regione, 10 cose buone fatte e 10 risultati fatti. Facciamogli conoscere che Italia vogliamo e quale Italia stiamo costruendo, senza pensare alle persone che votano e quelli che sono i loro riferimenti politici, perché sono l'Italia che ci ha fatto scendere all'interno dei meetup, ci ha fatto crescere all'interno dei meetup e delle liste e delle istituzioni per cambiarla. Io vi ringrazio per tutto quello che state facendo. Grazie.